Chuck 1, Venezia 2. Siamo a questo sit-in dove praticamente dovevamo essere 50 persone, ma invece siamo 12. 12? Sì, 12. Due poliziotti, due vigili, due che ci dovranno informare sulla cooperativa e la giornalista. E la giornalista, beh, quindi ci possiamo accontentare. Sì, ci sono anche due vigili, sì. Sì, questo è il commentatore, il boss della situazione. No, il boss è quello intervistato adesso. Vabbè, chi è che ha creato il gruppo? Vabbè, sì, quello sì, la spiga io l'ho creato. Sì, Damiano l'organizzatore, questo qua. Poi abbiamo Veronica. Ciao! Di Milano. Ciao, basta. Poi Vittoria. Vittoria. Mai visti. Giulia da Bergamo. Giulia da Bergamo. Grazie. Ci andiamo. Da? Siamo ai piedi del ponte di Calatrava. Da? Padova. Padova, nome? Alessandro. Alessandro. Poi abbiamo Elisabetta da Padova, che vorrebbero allora loro sarebbero interessati alla, diciamo, alla posizione. Antonella da Padova. Silvia da Padova. Alla ramo della vigilanza. E lei è la giornalista? Dov'è? Rossana Bergamo, ciao. Buona manifestazione a tutti, ragazzi. Buona manifestazione. Dov'è le altre due? Ciao, Monica da Verona. Ok. Ok, va bene? Sì, poi se vuoi dire qualche altro. No, per adesso no. Per adesso no. Okay. No come. Andiamo dopo, quando mi scaldo. Devi dire no come. No come. Un po' di gente. Esatto, almeno. Va bene. Magari c'è vicino a quella lì. Eccola là. La ragazza di Bergamo. Veronica, porta il filo. Non ce l'ho io. Fate vedere come taglia del filo. Non siamo armati. Il filo di Bartoliano. Comunque lui è l'organizzatore di questo flop, eh? No, no. Perché lo sai che è un flop, vero? Boh. I camici? I camici possiamo diventare. E vabbè, che vuol dire? I nostri bei camici. Stop! La mascotte della NES questa qua. Libera i cani! Liberare i cani contro una persona! Come? Le forze dell'ordine che loro poverini non c'entrano. No, 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 no. Con piano. Esatto. Con piano. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Ok, vai. Ah, intanto chiedo nome e cognome e il suo ruolo. Io sono il tizio Damiano, guardia particolare giurata, settore vigilanza, e servizio presso la filiale di Venezia della Nordic Service. Allora, signor Damiano, perché siete qui oggi? Quali sono i motivi della vostra protesta? Innanzitutto per chiedere il nostro diritto al lavoro, perché ci sentiamo un po' presi in giro, abbandonati addirittura anche dalle sigle sindacali, che sono quelle che dovrebbero un po' tutelare il lavoratore.
e più che altro perché purtroppo dal mese di ottobre 2013, da quando è scoppiato lo scandalo della Nordic Service, purtroppo siamo in cassa integrazione con effetto retroattivo dal 1° di ottobre, ma ad oggi ancora non abbiamo percepito. Di attivo abbiamo solo il servizio di vigilanza, quindi che attualmente è operativo. I servizi sale conta, quindi cavo personale trasporto valori, è attualmente fermo. Senta, da quanto tempo non percepite uno stipendio? Allora, per chi sta lavorando per quanto riguarda il settore vigilanza, ha qualcosa di arretrato, ma comunque si riesce a percepire ancora lo stipendio. E sale conta, purtroppo essendo a 0 ore il personale, quindi in cassa integrazione non percepisce né uno né l'altro. Senta, poco fa lei mi ha detto che oggi è molto arrabbiato, perché? Beh, intanto perché ci sentiamo presi in giro, come dicevo, un po' dalle sigle sindacali che stanno tutelando non come dovrebbero, in più perché ci sono alcune cose che non vengono fatte alla luce del sole, quindi tipo dovevamo essere ceduti. C'erano delle aziende, addirittura anche estere, ci è stato detto, che erano interessate ad acquisire sia i rami aziendali che appunto il personale, però per un cavillo burocratico, per una dimenticanza da parte del Ministero è stato tutto. Però questa è una cosa che purtroppo non posso dire con certezza che se c'è qualcosa sotto, ma comunque è saltato. Quindi andiamo avanti con tempi, con burocrazia che va avanti, quindi tempistiche che si allungano e niente. Siamo purtroppo lasciati così al nostro destino. C'è stato il problema da quando è scoppiato lo scandalo, quindi con la nomina del commissario e quant'altro, che le altre aziende hanno avuto in mano i nostri contratti, quindi hanno fatto un passaggio dei vari contratti, dei vari appalti del trasporto valori in questo caso, però non rispettando alcune clausole, che sono quelle delle date di scadenza dei contratti, che purtroppo vanno a finire hanno delle penali, quindi a fine, cioè se io prendo un contratto lo no questo ho capito, solo che è troppo specifico. Che cosa ha fatto? Ha fatto una proposta lei concreta ai lavoratori? Allora io ai lavoratori ho suggerito, per la tutela dei loro posti di lavoro, di riunirsi in cooperativa, anche perché da un'ultima regolamentazione del 2013 ci sono buone possibilità affinché i lavoratori che si costituiscono in cooperativa possano avere una prosecuzione del loro rapporto lavorativo, seppur differenziato dal rapporto lavorativo in essere con il loro titolare, imprenditore attuale. E quindi attualmente ne state ancora discutendo, state vagliando questa possibilità? Noi, ripeto, abbiamo sentito il grido di allarme da parte di alcuni lavoratori. È chiaro che noi come associazione siamo a supporto dell'imprenditoria, però in questo caso rientriamo anche a supporto dei lavoratori, dei posti di lavoro, perché è la cosa principale di oggigiorno, che se non ci sono i lavoratori chiaramente non c'è neanche imprenditoria. Io sono Camarca Gaetano, ripeto, vice direttore assicurazione Confesa e Certi Nazionali. Io sono Mendoza Daniele della filiale nordista di Venezia Mestre. Ecco, insomma, la vostra situazione non sta migliorando da ottobre, voi non percepite lo stipendio, oggi avete deciso di protestare qui a Venezia. Sì, purtroppo da ottobre ancora non abbiamo notizie certe su che fine faremo, se abbiamo qualche istituto che ci vuole assorbire, se abbiamo notizie in merito alla nostra ripresa, quindi stiamo soltanto aspettando che i soldi della cassa integrazione ci vengano concessi e che il nostro, diciamo, titolare di licenza casonato ci faccia sapere. E intanto però non vedete un soldo? No, purtroppo no. Se lavoriamo durante il mese, io per esempio a gennaio ho lavorato 4 giorni e quindi ho percepito dalla mia azienda lo stipendio di 4 giorni. Cosa vi aspettate che possa cambiare dopo questa protesta? Speriamo prima di tutto che i nostri titolari si facciano sentire e che ci diano qualche risposta, quindi ci indichino chi è il gruppo che ci vuole assorbire, se esiste un gruppo che ci voglia assorbire, o se ci possano dare una mano anche per formare questa cooperativa che abbiamo intenzione di formare, per poter lavorare. Stare a casa e percepire uno stipendio è bello, però siamo decretati, vogliamo far valere i nostri diritti e quindi vorremmo lavorare. C'è una questione ancora poco chiara, di che cosa si tratta?
Beh sì, noi chiediamo chiarezza in merito a dei contratti che ancora in essere, quindi attivi, che sono stati traslati a terzi, e vorremmo capire un po' in che modo siano stati passati appunto a queste altre società questi contratti e il perché non è stato passato anche il personale che lavorava con questi contratti. Quindi noi faremo un'eventuale richiesta anche al signor prefetto per chiedere chiarezza e di darci una mano in questo caso, sia sotto l'aspetto economico, lavorativo, ma soprattutto umano. E anche in questo caso contrattuale. Esatto, sicuramente. Io vi saluto direttamente, ma basta, ormai non ne organizzo più perché siete meglio che mi sto zitto. Ringrazio le nostre grandi sigle sindacali che paghiamo e con l'invito si sono presentate tutte quante. Ringrazio i colleghi, giustificando quelli che ovviamente mi dicono che sono malati, senza soldi e tutto. Però, soprattutto ce l'ho con le sigle sindacali, le amo oggi. Oggi proprio le sigle sindacali sono quelle che amo di più. Io l'ho scritto già che eravamo in 12 presenti, quindi il meglio del meglio. Ciao colleghi, pochi ma buoni, giustifico solamente quelli con problemi economici, comunque grazie della partecipazione a coloro che sono venuti. Buona giornata. Da Venezia è tutto, la linea. Come si chiama quello là? Luca Abete. Ciao.